Mostra il tuo amore verso di noi, la fiamma del tuo cuore, o Maria, scenda su tutti gli uomini. Noi ti amiamo immensamente, imprimi nei nostri cuori il vero amore, così che abbiamo un desiderio continuo verso di te. Buona settimana cari amici, oggi lunedì, iniziamo questa settimana e parliamo oggi di un'altra coppia, di una coppia di sposi, ecco poi vedremo nei prossimi giorni altre coppie di sposi, beati o servi di Dio o in corso di processo di canonizzazione. Ecco, di chi ci parli oggi? Buongiorno, oggi parliamo di due sposi, Luigi Beltrame Quattrocchi e Maria Corsini. Si sono sposati il 25 novembre 1905 e da questo matrimonio sono nati quattro figli. Filippo, Don Tarciso, sacerdote diocesano, Stefania, Suor Maria Cecilia, Benedettina, Cesare, padre Paolino, monaco trappista, Enrichetta, consacrata secolare. Ecco, questo monaco trappista, padre Paolino, era presente alla beatificazione dei genitori. Monaco molto anziano, ma ancora vivente, quindi ha partecipato alla beatificazione dei suoi genitori. Vedete che cose stupende accadono, ecco, nella chiesa. Prego, dici un pochino chi sono. Luigi Beltrame nacque a Catania il 12 gennaio 1880. Adottato da uno zio senza figli, che gli diede il suo cognome, Quattrocchi. Si trasferì con lui a Roma, dove studiò giurisprudenza. Maria Luisa Corsini nacque a Firenze il 24 giugno 1884. Già scrittrice affermata di libri di carattere educativo, conobbe Luigi a Roma e lì celebrarono il loro matrimonio, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, il 25 novembre 1905. L'anno seguente nacque il primo figlio, Filippo, seguito nel 1908 da Stefania, nel 1909 da Cesare e nel 1914 da Enrichetta.
Luigi, avvocato generale dello Stato, professionista stimato ed integerrimo, testimoniò la sua profonda fede nel proprio ambiente di lavoro. Maria, infermiera volontaria della Croce Rossa, durante le due guerre si prodigò instancabilmente per i soldati feriti ed in seguito come catechista, organizzando i corsi per i fidanzati, autentica novità pastorale per quei tempi. Ma svolse un'intensa opera di apostolato anche con la penna, aderendo all'Azione Cattolica, appoggiando la nascita dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ed entrando a far parte del Consiglio Centrale dell'Unione Femminile Cattolica Italiana, come incaricata nazionale per la religione. Insieme divennero animatori del movimento di Rinascita Cristiana e del movimento per un mondo migliore. Di padre Lombardi, insieme nel 1917 divennero terziari francescani e nel corso della loro vita non mancarono mai di accompagnare gli ammalati a Loreto e a Lourdes con il treno dell'Unitalsi. Lui come barelliere, lei come infermiera e dama di compagnia. Tutto questo grazie alla preghiera, ogni mattina messa insieme, ogni sera la recita del Santo Rosario, l'adorazione eucaristica, la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù, solennemente intronizzato nella sala da pranzo, e altre pie pratiche. Il loro esempio, la loro profonda vita di fede, ebbero i propri effetti sui figli, che si sentirono tutti e quattro chiamati dal Signore alla vita consacrata. Sono stati beatificati il 21 ottobre 2001, insieme come coppia di sposi, nel 20° anniversario della Familiaris Consortio, primi nella storia della Chiesa. Bene, grazie. Cosa ti dice questa coppia di sposi, Francesca? Questa coppia di sposi, diciamo che è una figura molto importante per i propri figli, perché grazie alla loro fede tutti e quattro i figli, diciamo, sono stati educati in modo molto profondo e quindi sono stati chiamati dal Signore per una vita consacrata. Bello. Grazie, buona giornata cari amici e a domani. Arrivederci. Thank you.
Di grandissima attualità sono le questioni relative alla dignità della persona umana all'inizio e alla fine della sua vita, così come quelle attinenti alla famiglia, al matrimonio e alla sessualità, che non possono essere taciute o traslacciate solo perché non si vuole mettere a repentaglio il consenso ecumenico finora raggiunto. Sarebbe un peccato se su tali importanti questioni legate all'esistenza umana si verificassero nuove differenze confessionali.